Ragazzi, siamo con Chiara Russo. Ciao ragazzi. Direttamente, che ha il personaggio di Maria, e vedete tra l'altro nel suo nuovo look in esclusiva, perché così figa non l'avevate ancora mai vista. Dite che sto bene con i capelli rossi. Esatto. Che cosa ci dobbiamo aspettare dall'evoluzione del tuo personaggio nella settima stagione del Paradiso delle Signore? Tanti cambiamenti, sotto tanti punti di vista, sicuramente lavorativo, perché poi parte tutto da un tirocinio che Maria fa off screen, non si vede in questa atelier di Roma, in questo periodo l'ha imparata tantissimo, e secondo me anche a livello psicologico e a livello di crescita personale fa tanto per Maria tutto questo, perché adesso è più consapevole di sé e più consapevole anche dei suoi limiti, ma anche delle sue capacità. Quindi questa cosa, questo cambiamento, questa crescita la vedremo evolversi in tanti momenti della storia di Maria. E infatti mi hanno fatto molte domande sul tuo personaggio, perché allora molti mi dicono che devi pensare a te stesso, stranamente, perché tutti quanti in genere dicono: ah, ma troverà l'amore questo personaggio, invece a te mi hanno detto: siccome è finita troppo male con Rocco, che veramente non stiamo qui a parlarne, adesso lei, che è una ragazza strepitosa, deve pensare alla carriera, deve pensare a se stessa, ad affermarsi e a conoscersi, quindi lascia perdere le storie d'amore se ti arrivano. Secondo me bisogna fare ogni persona, anche esatto. Nella vita in questo momento sto cercando di ascoltarmi, di concentrarmi su di me, ed è un augurio che posso prendere da Chiara? Assolutamente, grazie al pubblico del Paradiso delle Signore che vi segue in una maniera strepitosa. Ci ascolta dentro, esatto. Cioè, come dire, non lo so, ci sente. E noi ci sentiremo presto per un'intervista più tranquilla su Granelli La Serie. Sì. Grazie di cuore. A te. Un bacio.